Bene, direi che possiamo cominciare. Io ringrazio naturalmente i presenti, i giornalisti presenti a questa conferenza stampa. Ringrazio la professoressa Anna Maria Coviello, che fa parte della giuria scientifica del premio di poesia. Ringrazio tutti coloro che ci seguono in diretta streaming nel canale YouTube del computer, del comune, scusatemi. E vorrei dire che siamo qui perché desideriamo presentare un nuovo giurato scientifica del premio di poesia di San Vito al Tagliamento, il professor Andrea Maggi. Permettetemi di dire che il premio di poesia di San Vito al Tagliamento ha una storia lunghissima che inizia negli anni 70 ed è un concorso aperto a tutti i poeti d'Italia, che negli anni ha visto premiare, passare per questo premio tanti artisti, tanti poeti italiani. E quest'anno abbiamo deciso di introdurre una novità, una piccola innovazione, che è il premio dedicato al giovane poeta, quindi un giovane poeta under 35. Riteniamo infatti cruciale il ruolo della cultura nel nostro paese e cruciale valorizzare l'articolo 9 della Costituzione, laddove l'articolo 9 ci indica la strada di valorizzare la cultura proprio come diritto delle persone, nella sua funzione pedagogica in particolare, cioè di accompagnare, l'individuo nella sua formazione per l'intero ciclo della vita. E quindi proprio la cultura che, crea cittadini consapevoli, cittadini, portatori di valori importanti. Quindi proprio nei giovani pensiamo che questo debba essere svolto in maniera particolare perché, i valori che vanno resi prevalenti nella nostra società sono valori della fratellanza, della solidarietà, sono valori che portano alla pace. Proprio in questo momento storico riteniamo importante ribadire questo concetto, cioè l'importanza di valori che portano alla pace, che contrastano con quei disvalori che invece portano alla violenza, che sono presenti nella nostra società, vicino a noi con fenomeni come quello del bullismo, che il professore conosce molto bene in quello che fa, in quello che va divulgando. E poi portano naturalmente a fenomeni molto più grandi che sono le guerre, che purtroppo ancora oggi esistono ed è incredibile pensare che nel 2022 siamo qui a parlare di una guerra così vicina a noi, ma dobbiamo pensare che la guerra che c'è è sostenuta anche dalla popolazione. E quindi dobbiamo chiederci perché le guerre sono sostenute dalla popolazione. Probabilmente perché c'è un sostrato culturale che lo permette. Quindi questo è il lavoro che dobbiamo fare. Il lavoro è proprio quello di far funzionare la cultura in modo da diffondere dei valori positivi nella società. Ecco perché vogliamo partire proprio dai giovani, quindi vogliamo valorizzare le opere dei giovani che si mettono in gioco attraverso la cultura, quindi attraverso la poesia. Proprio per questo il professor Andrea Maggi ci è sembrato un giurato perfetto. Abbiamo apprezzato tantissimo la trasmissione Il Collegio che viene svolta, viene trasmessa su Rai 2 in autunno generalmente, proprio per la grande capacità che ha il professore artefice principale della conversione dei ragazzi, magari che partono all'inizio con un po' di riluttanza verso la scuola, verso le materie, ma con la grande capacità del professor Andrea Maggi vengono convertiti ad una visione più empatica, più sensibile, quindi più anche critica, però in senso positivo, della realtà. E questo è quello che serve, secondo noi, nella società, e quindi questo è quello che vogliamo promuovere anche attraverso questo premio di poesia, come attraverso le tante altre attività culturali che il Comune di San Vito al Tagliamento svolge. Il professor Andrea Maggi, naturalmente, non è soltanto il professore del collegio, ma è un giornalista. Innanzitutto, nasce come giornalista, se non sbaglio, nel Gazzettino, no?
abbiamo una cosa in comune. Anche io ho fatto il giornalista del Gazzettino, e dopodiché è un insegnante, insegna alla scuola media di Sacile ed è soprattutto uno scrittore che ha scritto più di 10 libri fino adesso. 10. Una decina, 10. Il prossimo anno faremo 10. Sì. E quindi va a arricchire una giuria scientifica composta da altri 7 membri di cui dopo parlerò. Intanto direi di dare la parola a Andrea Maggi, che ci racconta, insomma, come mai ha accettato questo invito, e lo ringrazio ancora. Buongiorno a tutti, buon pomeriggio. Sono io che la ringrazio, Assessore, e ringrazio l'amministrazione, ringrazio la città di San Vito e ringrazio i membri della giuria del premio per questo invito che ho accettato con grande piacere. Entro in punta di piedi in questa realtà, in questo premio prestigiosissimo, ormai direi storico. Porterò il mio modesto contributo a questa iniziativa, che è un'iniziativa straordinaria, un'iniziativa volta a valorizzare la poesia. E nella fattispecie io sono stato chiamato per, diciamo, il comparto giovani, no? Il comparto giovani che secondo me è importantissimo. Da parte della giuria e degli organizzatori del premio è stata secondo me un'intuizione vincente, perché i giovani hanno molta poesia da dare. Spesso i giovani vengono additati come coloro che sono apatici, che sono arrendevoli, che sono privi di ogni stimolo. In realtà chi come me interagisce con i giovani tutti i giorni sa che i ragazzi hanno molto dentro, hanno qualcosa dentro. Spesso fanno fatica ad esprimere, ma la poesia è proprio lo strumento che ci permette di tirar fuori la bellezza che abbiamo dentro. È vero, la poesia può stimolare, appunto, può ispirare contenuti utili alla cittadinanza, alla convivenza civile, però io sono convinto che la poesia soprattutto sia bellezza. E in questo mondo, in questo momento, c'è proprio tanto bisogno di bellezza. Io sono convinto che arriveranno opere importanti, arriveranno opere stimolanti, e sono certo che assieme agli altri membri della giuria porteremo avanti questa, come dire, questa battaglia della bellezza, perché appunto la nostra realtà, la nostra situazione lo richiede. Sono curioso di leggere quello che arriverà, sono davvero curioso anche di confrontarmi con i restanti membri della giuria, e sono qui per dare il mio contributo e per fare bene. Ecco, quindi grazie davvero per questo invito, e poi vediamo che cosa arriva. Bene, grazie. Grazie a lei, professore, intanto perché ha tirato in ballo un altro tema, cioè quello del carattere anche innovativo che hanno i giovani nell'esprimersi. Quindi è chiaro che investire nei giovani nel contesto della poesia significa anche sperimentare qualcosa di nuovo e accettare un linguaggio nuovo, che sì, è il loro linguaggio, che poi diventerà probabilmente il nostro linguaggio per qualche tempo. Certo, la poesia spesso è vista come quel qualcosa che si studia a scuola, no? Quel qualcosa che spesso viene imposto dai grandi, quel qualcosa che sa un po' di vecchio. Talvolta i miei alunni mi chiedono: ma ci sono dei poeti vivi? C'è questa idea, no? Per cui la poesia viene legata a qualcosa di funereo, qualcosa legato alla morte. In realtà la poesia è viva, i poeti sono vivi, tanto quanto la poesia è viva. Bisogna proprio stimolare i giovani a sperimentare nuove strade del linguaggio, nuove strade della parola, nuove strade delle espressioni che poi convogliano, no? Nell'innovazione del linguaggio, e poi in effetti tutto quello che passa per la poesia diventa poi linguaggio comune, quindi attraverso la poesia si crea la nuova lingua italiana. Bene, grazie mille. Io
voglio ricordare anche gli altri componenti della giuria scientifica. Il presidente, che è Elvio Guagnini, critico letterario saggista italiano, professore emerito presso l'Università degli Studi di Trieste, il professor Marco Marangoni, insegnante e poeta, il professor Giacomo Vitt, poeta ed esperto della lingua friulana, e lui si occuperà naturalmente, come si sta occupando in questi anni, proprio del premio dedicato all'opera in lingua friulana, la professoressa Sergia Adamo, che insegna letterature comparate e teorie della letteratura presso l'Università di Trieste, il professor Gianmario Anselmi, che è un docente italianista italiano, la professoressa Silvana Tamiozzo-Bodman, che è un professore, era in pensione come professore associato di letteratura italiana contemporanea alla Ca' Foscari, la professoressa Anna Maria Coviello, ex docente presso il Liceo Le Filandiere, e naturalmente adesso il professor Andrea Maggi. Quindi io direi che potremmo darci appuntamento anche con i giornalisti quando chiuderemo il bando con il quale stiamo raccogliendo le opere da tutta Italia, opere di poesia, dopodiché faremo un bilancio e la giuria scientifica comincerà a lavorare, a leggere le opere, a selezionarle per poi andare a passare il lavoro alla giuria popolare, che è composta da più di 80 membri, persone della società del San Vitese, ma non soltanto del San Vitese, anche del Friuli Occidentale, e poi in una grande serata verranno scelti i vincitori. Grazie a tutti per aver partecipato, saluto anche il professor Marangoni, grazie e a presto. Prego, scusate, naturalmente una conferenza stampa, dimenticavo che è giusto chiedere ai giornalisti se hanno qualche domanda da fare. Se il professor Anselmi, no? Perché mi sta chiedendo di poter entrare dal momento che ho avuto il link, però non riesce a Però ormai si è perso la conferenza stampa perché è finita, per cui dovremmo mandargli la registrazione, gli manderemo la registrazione sicuramente al professor Anselmi, va bene? Bene, allora io chiedo ai giornalisti se hanno qualche curiosità o domanda da fare. È un po', permettetemi il paragone, un po' come il Festival di Sanremo in qualche modo, cioè c'è una giuria scientifica che fa una selezione, dopodiché i tre finalisti, seleziona e legge tutte le opere, dopodiché i tre finalisti sono sottoposti al giudizio di questa giuria popolare che si esprime democraticamente, quindi vota e in termini numerici si riesce a capire qual è l'opera che prevale sulle altre. E quindi viene fatta questa serata finale in cui vengono lette le poesie finaliste, vengono chiamati gli autori di esse in questa serata, e in quel contesto poi si vota e si sceglie il vincitore. La serata finale quando è? Dovrebbe essere a marzo del 2023, se non sbaglio, vicino alla giornata mondiale della poesia. Chiederei se poi altri vogliono aggiungere qualcosa, abbiamo il professor Marangoni, la professoressa Coviello. Professore? Sì, se c'è qualche cosa riguardo un po' la storia del premio. Ecco, benissimo, benissimo. Professor Marangoni, direi che siccome il professor Marangoni, diciamo così, coordina un po' anche dal punto di vista del lavoro la giuria scientifica insieme al presidente Elvio Guagnini, gli chiederei qualche informazione in più sulla storia del premio e un po' qualche sua considerazione. Grazie. Sì, grazie Assessore. Allora, il premio, per quello che è giusto dire, il premio è iniziato nel 76 e quindi con il 22 siamo a 46 anni, quindi siamo un monumento tra i premi letterari italiani, con uno statuto e poi uno status sempre di grande livello. Ricordo solo che la sua fondazione
per arrivare ai giorni nostri rapidamente, risale all'impegno di Zanzotto insieme a Turoldo, due poeti che fanno parte della storia letteraria italiana e europea, e che noi abbiamo il privilegio in queste terre di averli come nostri concittadini, insomma, sempre presenti nonostante se ne siano andati, proprio perché esiste questa grandezza della scia, appunto, della letteratura. Quindi un premio che fonda se stesso nelle radici del nord-est letterario, ma anche proprio nella consapevolezza più piena di che cos'è letteratura, cosa c'era da fare per la letteratura italiana, anche facendo questi premi. Quindi una tradizione di grande spessore che noi dobbiamo portare avanti negli anni con l'impegno che dobbiamo costoro anche, questi grandi padri. Siamo nel 22, quindi sono passati 46 anni, e 46 anni vuol dire che fra 4 anni siamo a celebrare il 50esimo e dovremmo farlo come si deve, insomma. E già adesso siamo in marcia perché sentiamo già, insomma, che i 50 anni stanno arrivando e i riti vogliono dire qualcosa, e quindi c'è tutto questo impegno e anche orgoglio, insomma, di fare bene. Ecco, questo è quanto. Poi un'altra cosa importante per la storia del premio è ricordare appunto che il premio è nato come premio per gli inediti e poi, diciamo così, dal 2000 è diventato un premio anche e soprattutto è diventato per gli editi. Quindi è cresciuto nel tempo, ha voluto, come dire, aggredire una soglia sempre più cospicua, significativa della produzione poetica italiana. E detto questo, arriviamo all'iniziativa anche di questa nuova amministrazione, che vuole aprire il premio anche per sondare la fascia ai più giovani, cosiddetti giovani. I giovani sono la fascia che arriva ai 30-35 anni. E quindi si apre anche questa nuova finestra di una sonda per i giovani, perché i giovani sono portatori, si sa, sempre di novità. In questi tempi così particolari, pieni di ansia, per tutto quello che è accaduto, almeno dalla pandemia in poi, i giovani sono coloro che apporteranno senz'altro qualche terremoto linguistico, qualche scossa notevole ai ritmi, al lessico e quant'altro. Io sono di una generazione nata negli anni 61, quindi porto con me una storia sempre legata molto al Novecento, nonostante sia operativo nel 2000, però porto la storia del Novecento e porto altre scosse. Ecco. Le scosse di oggi sono scosse diverse, quindi queste scosse vanno con un termometro tellurico appropriato, vanno registrate. Ecco. Quindi benvenga il nuovo compagno di viaggio, chiamiamolo così, che avrà appunto il compito di, anche per l'età che ha, più giovane e generazionalmente, per la sua attività, di appunto di sondare, di capire, di cogliere, insomma, quelli che sono, insomma, gli aspetti più, insomma, più rilevanti di uno stile che sta divenendo lo stile, molto probabilmente. Con questo ho detto il quanto. Prego. Bene, io colgo l'occasione per ringraziare il professor Marangoni, insomma, per l'impegno di questi anni e da quando ci conosciamo, insomma, la passione che mi ha trasmesso nel voler impegnarsi in maniera particolare per questo bel premio che la cittadina di San Vito ospita. Chiederei anche alla professoressa Anna Maria Coviello se vuole darci un suo pensiero, però dal microfono, così lo sentono anche a casa. No, se no ti do questo. Ci metto accanto al loro. Ecco, penso che molte cose siano state già dette. L'idea di un premio giovani, non presuntuosamente, ma per come dire, obiettività, fu mia, vero? Vero? Sì,
Sferofobia. Io avevo questo desiderio, ecco, cioè di far No, no, avevo presentato un progetto proprio. E com'è che non l'hanno accolto? Non l'hanno accolto. Meno male che... Non l'hanno accolto, ecco, non l'hanno accolto. Perché ho sempre pensato che bisognasse lasciare la parola ai ragazzi. Come insegnante li ho visti scrivere. Abbiamo nel tempo anche unito le due scuole in un concorso di poesia, le due scuole superiori presenti sul territorio. Quindi, insomma, erano stati fatti diversi passi. Per cui questo premio... era diventato secondo me una necessità, una necessità, cioè per scrivere, una necessità ancora più cogente in questo momento, perché bisogna ridare valore alla parola, al confronto, al dialogo, a cominciare proprio dai ragazzi. I ragazzi possono attraverso la poesia scavare nella profondità del loro animo e far emergere, no? Far portare a galla quello che più... che più loro preme o quello che non riescono a rivelare altrimenti. Quindi sono contenta che ci sia un collega giovane, professore, saggista, scrittore, eccetera, e che naturalmente lavorando con i ragazzi del comprensivo ancora di più sente questo problema. Io lavoravo con quelli dei superiori, però abbiamo visto anche delle belle cose. Ecco. Sul premio vorrei aggiungere anche che, Marco, che ci sono anche i menzionati, cioè c'è anche una rosa di scrittori nel nostro premio, quello per adulti, una decina, no? che esulano, no? Dai tre, ma che poi costituiscono quel gruppo di poeti che noi incontriamo quasi sempre in un secondo momento per sentire, valorizzare, commentare quelli che sono stati i loro lavori e che la giuria comunque segnala. Certo. La professoressa fa presente il fatto che si va a indicare alla giuria, popolare tre finalisti che verranno tra i quali verrà scelto il vincitore assoluto. Però andando verso questi tre si arriva quantomeno ad una rosa di 10, 12 validissimi poeti italiani, tutti meritevoli senz'altro di aggredire quel podio dei tre. Però la vita è dolorosa e si deve andare a quel taglio. E non è facile, ovviamente. Tuttavia la giuria così ha pensato di valorizzare queste forze in campo, di premiarne quantomeno il valore letterario comunque. E allora a questo proposito, da un lato, si è pensato di fare l'anno scorso, e penso, no, assessore, se continuerà quest'anno, si è pensato di editare un quaderno, quindi un vero e proprio antologia, insomma, critica, curata dalla giuria scientifica e anzitutto dal suo presidente Guelvio Guagnini, un'antologia critica di tutti costoro, che poi in un secondo momento vengono invitati online, se c'è pandemia o quant'altro, speriamo ovviamente di schivare quest'anno questa disavventura, oppure in presenza, e quindi arricchire il nostro viaggio del premio con una lettura pubblica dove loro possono leggere, commentare i loro testi, e questo porta ricchezza ulteriore al premio. Il premio non è solo di uno allora, e nemmeno dei tre, ma diventa di un coro più esteso che, a guardar bene, è un po' la creme d'Italia, insomma, ecco, e della poesia. E questo stava dicendo, quindi abbiamo cercato di valorizzare proprio col premio anche la poesia italiana, cioè non è solo un guardare a noi, al fiore all'occhiello di San Vito, che noi ci pregiamo a San Vito di in qualche modo contribuire alla cultura della poesia italiana. Questo è umilmente facendolo, ecco, nient'altro. Quindi giustissimo, carissimo. Rammentato. Grazie. Grazie, io allora intanto vi ringrazio tutti per questo momento e ne approfitto anche, come diceva il professor Maggi prima, per estendere a voi e a chi ci segue da casa l'invito,
di ricordare che quest'anno è naturalmente, come tutti sappiamo, il centenario della nascita di Pierpaolo Pasolini, che è stato anche un grande poeta tra le tante cose. E il Comune di San Vito al Tagliamento ha deciso di celebrare questo centenario proprio esaltando il rapporto che c'era tra Pasolini e la città di San Vito al Tagliamento, e il primo appuntamento che avremo sarà tra poco, il 10, venerdì 10 giugno alle 18, quando scopriremo la scritta che verrà fatta al centro di Piazza del Popolo. E sarà un verso di una poesia molto bella di Pierpaolo Pasolini, Frastuono, del 62, una poesia dedicata al suo amico Federico De Rocco, che questo verso parla proprio della piazza di San Vito, perché recita così: nel biancore pazzesco di una piazza San Vito. Noi faremo un piccolo momento insieme a chi vorrà essere presente, in cui leggeremo alcune poesie di Pasolini, ci sarà un po' di musica, ci sarà lo scoprimento di questa scritta grande che entrerà a far parte della nostra piazza, ci ricorderà sempre dell'importanza della presenza di Pierpaolo Pasolini, che è stato determinante per la crescita culturale anche della nostra cittadina. Con questo vi ringrazio e a presto.